Ascolti, ma io ti ho sempre a pensare a sti videogiochi, oh ti giuro, la devi smettere, smetti di mettere la testa a posto. Ecco qui la mia canzone. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai imparare dai propri errori. Quella di oggi è un'edizione speciale perché non tratteremo delle news della giornata, ma ci lanceremo in delle prediction riguardanti il Nintendo Direct del 15 giugno. 40 minuti di presentazione sono tanti, ma possono essere anche molto pochi. E in questi giorni se ne stanno sentendo di tutti i colori, quindi ho cercato di fare un po' di ordine in tutto questo mare di rumor e immaginare quello che verrà annunciato durante lo show. Ovviamente, poracci, a queste Poro Prediction voglio affiancare le vostre previsioni, quindi mi aspetto ed esigo che partecipiate tutti quanti nei commenti. Voglio proprio sapere cosa vi aspettate da questo Direct. Detto questo, bando alle ciance, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram. Se poi proprio volete dare un aiuto concreto, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete l'archivio completo dei memini in HD, un'occasione imperdibile. Bene, pronti? Pronti, partiamo! Ho pensato che un modo intelligente di procedere in questo video sarebbe stato quello di prendere come punto di riferimento il Direct del 2019. Si parla infatti di una presentazione di 40 minuti, la stessa durata per le tre di quest'anno, e molti dei titoli mostrati 2 anni fa possono offrire degli interessanti spunti di riflessione. Quindi partirei da subito col capitolo Smash e chiusura del Fighters Pass. Mi aspetto che entrambi i personaggi rimanenti vengano annunciati durante il Direct, proprio come accadde per Eroe e Banjo, posti rispettivamente in apertura e chiusura dello show. Se devo immaginarmi una bomba del calibro di Banjo e Kazooie, beh, non posso che sperare nel tanto atteso arrivo di Crash Bandicoot, che si sposerebbe bene col recente arrivo del quarto capitolo della saga su Switch. Mentre come annuncio meno dirompente, come in fondo tutte le chiusure dei Fighters Pass, credo a questo punto che avremo un rappresentante del brand Pokémon, pensato per rilanciare l'interesse nei confronti di Diamante e Perla. Non la più emozionante delle scelte, ma di sicuro avrebbe la sua logica commerciale. Ricordiamoci infatti che la presentazione sarà incentrata principalmente su titoli in uscita nel 2021. Quindi, se per Pokémon Legende Arceus è ancora troppo presto, mi aspetto un focus bello corposo su Diamante e Perla. Così come accadde nel 2019 per Spada e Scudo, previsti per il seguente novembre, così credo che vedremo ulteriori informazioni su Diamante e Perla, qualcosa che mostri il gameplay in modo più approfondito e tolga alcuni dubbi sull'entità delle modifiche apportate rispetto ai prodotti originali. Magari Nintendo potrebbe decidere di annunciare durante il Direct un nuovo appuntamento stile Pokémon Presents, dedicato interamente a questi due remake, o alternativamente presentare una demo giocabile durante il Treehouse che sarà trasmessa a seguire della presentazione. Occhi puntati quindi anche sulle 3 ore di Treehouse, perché l'appuntamento dedicato alle sessioni di giochi di prossima uscita potrebbe riservare delle belle sorprese. Chiaro, gran parte del tempo sarà dedicato a titoli che già conosciamo. È quasi scontato che il focus principale sarà su Mario Golf e Skyward Sword, titoli praticamente dietro l'angolo, ma anche No More Heroes 3 è sempre più vicino, così come il Season Pass di Age of Calamity, quindi mi aspetto sessioni di gameplay anche di questi due titoli. Ma non dimentichiamoci che in passato Samus Returns fu annunciato durante un Treehouse, e a questo punto voglio sbilanciarmi con una bella Poro Prediction. Sì, Metroid 5 sarà presente alle 3, sarà un capitolo in 2D sviluppato da Mercury Steam, e non solo potremo vedere le prime sessioni di giocato, ma avremo anche la data di uscita prevista entro la fine del 2021. E sì, voglio pure una Collector's Edition, e che cavolo! Troppo presto invece per Prime 4 e la Prime Trilogy Collection. Quest'ultima magari verrà annunciata più avanti nell'anno, o magari in un'altra occasione speciale, tipo i The Game Awards. Dai su, affrontiamo la vera bestia di questo Direct. Vedremo Breath of the Wild 2? La risposta per me è sì. Ma dopo le varie trollate di Eiji Aonuma e la rassicurazione che avremo saputo finalmente qualcosa in più a proposito del titolo durante il corso dell'anno, la finestra delle 3 è il momento perfetto per sganciare la bomba. Mi immagino una chiusura della stream con un nuovo trailer e magari un rilancio a una demo giocabile che verrà subito presentata in apertura del successivo Treehouse. Voglio sognare e sperare anche in una data di uscita, che sarà comunque prevista per il 2022. Mi sbilancio e dico marzo. E no,
non vedremo nulla su eventuali collection per l'anniversario della serie. Quelle esistono, ma saranno presentate più avanti, in un direct dedicato, proprio come accadde per il 35esimo compleanno di Super Mario. Il motivo? Non pestare i piedi a Skyward Sword, su cui Nintendo vorrà incentrare tutta la comunicazione per massimizzare le vendite di un titolo che non è stato accolto nel migliore dei modi, per dei validissimi motivi. Altra previsione molto difficile, vedremo Bayonetta 3? Sarebbe ora, anche se non credo sia nelle priorità di Nintendo al momento. Però secondo me possiamo puntare tutto su altre due esclusive non sviluppate internamente dall'azienda di Kyoto. Come un recente leak ha preannunciato, Shin Megami Tensei 5 dovrebbe uscire l'11 novembre e do praticamente per scontata una nuova presentazione durante il Direct che includa tutti i dettagli emersi per sbaglio sul sito ufficiale del gioco. Se Shin Megami Tensei è facile da anticipare, beccatevi sta bella Poro Prediction. Che ne dite di un nuovo titolo Monolith Soft? È passato più di un anno dall'uscita della Definitive Edition del primo Xenoblade e i tempi potrebbero essere maturi o per una riedizione dell'X, una delle ultime esclusive rimaste alla Wii U, o altrimenti proprio per un nuovo capitolo della saga. Che ne pensate? E a proposito di porting, è vero che la riserva Wii U è finita, ma Miitopia ha aperto le porte alla libreria 3DS. Come suggeriscono i dati di vendita, l'operazione è stata un vero successo e a questo punto mi aspetto un'altra invasione proveniente dal catalogo della portatile Nintendo. Sono tantissimi titoli che potrebbero godere al meglio di una remasterizzazione in HD e altrettanti quelli passati in sordina che meriterebbero una seconda chance. Avete presente, no, tutti quei titoli, proprio come Miitopia, usciti nel 2017 che nessuno si è filato perché la Switch era già sul mercato? Bene, io punto un gettone Poro su Ever Oasis, ma anche un possibile porting di Samus Returns o magari di WarioWare Gold, anche se gradirei un nuovo capitolo come recentemente avevano suggerito dei sondaggi fatti da Nintendo. E voi? Per quanto riguarda Switch Pro, anche molti di voi hanno definitivamente abbandonato le speranze. C'è però chi si aspetta di vederla presentata durante il Direct. Che dire, secondo me non è il caso. Continuo ad essere fermamente convinto che la console esista, ma l'aver specificato che la presentazione sarà dedicata esclusivamente ai giochi uccide un po' tutte le speranze di vederla annunciata il 15. Semplicemente non è ancora il momento. Potete sempre sperare che uno di questi giorni Nintendo alle 15 o alle 16 la smetta di pubblicare post su Miitopia, Mario Golf e gli amiibo di Monster Hunter e sorprenda tutti con la nuova console, ma a questo punto per me se ne riparla molto più avanti, nel corso dell'anno. Non mi aspetto nulla di nuovo per quanto riguarda Super Mario, a meno che Nintendo non decida di sorprenderci con qualche collaborazione inaspettata. C'è spazio, secondo me, per qualche esperimento in stile Mario Rabbids Kingdom Battle, magari un seguito diretto del gioco sviluppato sempre con l'aiuto di Ubisoft o un altro crossover che spazi in un genere completamente inesplorato. O magari potrebbe essere l'occasione perfetta per utilizzare le proprie IP come cameo all'interno di brand di terze parti, un po' come era successo per Star Fox in Starlink. E poi non dimentichiamoci del successo di Age of Calamity, un nuovo Warriors su licenza Nintendo per me è molto probabile. Sul fronte degli indie mi aspetto una partecipazione massiccia e almeno tre conferme di peso: Baldo, Axiom Verge 2 e Sports Story. Il primo si è recentemente mostrato tramite delle anteprime di gameplay apparse su IGN e sarebbe particolarmente emozionante scoprire qualcosa in più su questa produzione italiana, soprattutto avere una nuova data di uscita. Stessa cosa per Axiom Verge 2, che è stato spostato al terzo quarto del 2021, anche se in questo caso credo sia più difficile ricevere un aggiornamento, ma la speranza è l'ultima a morire. Molto più certa è la presenza di Sports Story, visto che gli sviluppatori hanno dichiarato proprio qualche giorno fa di essere pronti per mostrare nuovamente il titolo. Niente da fare invece per Hollow Knight Silksong, è stato proprio il Team Cherry a dichiarare che durante le 3 non sarà mostrato nulla di nuovo della produzione, purtroppo. E chiudiamo il video con le prediction più sfrenate, ovvero quegli annunci che potrebbero far sentire male più di un fan. Un po' dei sogni ad occhi aperti, ma lo avete capito, il tema è questo, la speranza è l'ultima a morire. Io, poracci, nel rumor del nuovo Donkey Kong sviluppato dal team di Odyssey, ci voglio credere. Non sarà un country, ma si tratterà di un gioco molto particolare, sempre un platform, ma dalle meccaniche innovative,
proprio come accadde con Jungle Beat. Credo poi che i tempi siano maturi anche per un nuovo Kirby. Sono passati anni da Star Allies e lo Shadow Drop di Kirby Fighters 2 avvenuto lo scorso anno non è abbastanza. I fan vogliono vedere la nuova era di Kirby. Quindi sì, io ci credo. Mi aspetto un Kirby completamente in 3D, una novità assoluta per la serie. E se devo immaginarmi la sorpresa delle sorprese, una di quelle che fa venire giù i muri, che ne pensate di un piccolo teaser di Mario Kart 9? Magari che spunta fuori dal nulla dopo Breath of the Wild 2 e riporta la data di uscita per fine 2021. Anzi, ancora meglio, non Mario Kart 9, ma Nintendo Kart, l'equivalente racing di Super Smash Bros. Così magari troviamo pure il modo di far tornare in pista Capitan Falcon. Ecco, questa sì che sarebbe una chiusura col botto. Ma poracci, con la fantasia possiamo volare all'infinito! Nuovi aggiornamenti per Nintendo Switch Online, un nuovo sistema operativo con maggiori possibilità di personalizzazione, Odyssey 2 e chi più ne ha ne metta! Ma ricordatevi che Nintendo avrà a disposizione solo 40 minuti ed è abbastanza irrealistico aspettarsi una presentazione fatta solo di annunci clamorosi. Insomma, come al solito, aspettative alte, tanto, tantissimo hype, ma preparatevi a rimanere delusi! Lo sapete come funziona, no? E questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti. Voglio sapere le vostre prediction. Mi raccomando, sorprendetemi. Da domani, tra l'altro, si inizia con le live dedicate alle 3 e alla Summer Game Fest. Mi raccomando, vi aspetto numerosi. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video o direttamente in live qua su YouTube. Io sono il Poro Prediction, Michele Direct. Ciao! Ma posso fare un figlio con...